Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 51. C'era Sara appesa al soffitto, imbrattata di sangue in bocca, e nella sua bocca c'era il gatto morto. Una scena schifosa. Mi guardò tipo per sfidarmi, e all'improvviso aprì la bocca e mi cadde addosso il gatto sbudellato. Feci qualche passo indietro, pulendomi con le mani le zone di rosso, uno schifo che Dio solo sa. Cos'è? Non ti è piaciuto il micio? Senti, non so chi sei e cosa vuoi, ma una cosa è certa. Vattene! Oh, che paura! Pensi di spaventarmi, Matteo? Niente affatto. Sei te magari che cerchi di farmi cagare addosso con le tue impossessioni del cazzo. Senza il corpo di mia figlia, non sei nessuno. Dette queste parole, mi guardò malissimo. E poco dopo scese dal soffitto e si mise davanti a me. Ti volevo raccontare una breve storia, una storia che è molto importante per me. È un qualcosa di interessante per te e che potrebbe salvare la vita alla tua famiglia. Ma siccome non sono nessuno, non ti dirò nulla. Se questo racconto servirà a salvare la mia famiglia, mi rimangio quello che ho detto poco prima, ti prego. D'accordo. Quando ero bambino avevo un fratello più grande di 10 anni e io ne avevo 7. La solita famiglia felice. Felice, beh, perché io e mio fratello avevamo quello che desideravamo. Dopo 2 anni i miei genitori iniziarono a litigare di continuo, minacciandosi a vicenda di uccidersi. Non si volevano divorziare perché c'eravamo io e mio fratello, per non distruggere anche noi. Ma a mio fratello non importava nulla di tutta questa situazione. Io invece piangevo giorno e notte. Avevo paura a stare insieme a loro. Non mi trasmettevano il vero amore di 2 anni prima. Iniziarono a fare cose insieme per non divorziare, ovvero iniziarono a drogarsi e a bere. Mio padre mi molestava e mia madre guardava e mio fratello rideva. Un giorno tentai di ribellarmi contro le molestie di mio padre, ma invano. Tentò di uccidermi. Ma fortunatamente intervenì mia madre, mentre mio fratello guardava. Dopo qualche mese mio fratello iniziò a dire ai miei genitori delle mie strane visioni e dei miei incubi. Ma tutto era falso. Così piano piano iniziai a avere scatti di ira improvvisa. Una notte i miei genitori mi uccisero. Ero diventato un peso. Mio fratello mi ha tradito. E questo me lo pagherà.